Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo incontro, a questo webinar dal titolo Evoluzione normativa della legge 241-90 e problematiche applicative, con particolare riferimento ai procedimenti di competenza dei SUAP. Io sono Onorina D'Agostini e vi darò del Form SPA e vi darò un supporto nel corso di questo incontro. Farò una breve introduzione, come di consueto, prima di lasciare la parola al relatore di stamattina. Allora, questo incontro, questo webinar si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione, che a sua volta si inserisce nel progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto alla operatività della riforma in materia di semplificazione. Questo progetto, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, è uno dei progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla semplificazione all'interno del PON Governance e il Dipartimento ha dato appunto mandato al Form SPA di realizzare e attivare il progetto. E qui vedete nella slide proiettata le tematiche che sono state alla base dei webinar e dei seminari realizzati appunto nell'ambito del progetto, mentre in questa slide e anche poi nella successiva vedete il numero dei partecipanti ai seminari e ai webinar suddivisi per regioni alla data del 31-12-2020. Anche in questa slide, nella successiva, riportiamo appunto il numero dei partecipanti ai seminari e ai webinar per regione. Nella slide qui proiettata, adesso proiettata, invece sono messi in evidenza gli enti di appartenenza dei partecipanti e gli enti di appartenenza dei partecipanti per regione. Dunque, le attività realizzate all'interno del progetto a dicembre 2020 sono state quelle che vedete sulla slide proiettata. Le scorriamo velocemente insieme. Formazione in presenza e a distanza, 126 tra seminari e webinar di sensibilizzazione e formazione con 30.023 partecipanti e 2.100 amministrazioni. Centri di competenza regionali per la semplificazione, 8 centri costituiti e attivi nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria, affiancamento e consulenza in presenza e a distanza, help desk e affiancamento on the job, monitoraggio dell'attuazione delle misure di semplificazione, 14 indagini in tema di conferenza di servizi, adozione della modulistica standardizzata e unificata, attuazione del SUAP, autorizzazione unica ambientale, notifica sanitaria, reti di esperti, comunità di pratiche sulla piattaforma rete.italia.semplice.gov.it. Dunque, nei mesi di novembre e dicembre 2020, i temi per webinar e focus dei centri di competenza che ne hanno curato la progettazione, la programmazione e la realizzazione sono stati il procedimento unico all'interno del SUAPE, la semplificazione dei controlli sulle imprese, misure di semplificazione, zone economiche speciali, rigenerazione urbana, la semplificazione delle procedure in materia ambientale, valutazione di impatto ambientale ed energie rinnovabili, modulistica semplificata e standardizzata relativi alle attività di impresa e norme regionali di semplificazione. Qui vediamo invece i temi dei webinar in programma, li scorriamo velocemente insieme. Norme, modifiche e semplificazioni introdotte dall'articolo 50 del decreto semplificazione, le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale, le novità in materia di green economy, le procedure relative agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e sostenibilità ambientale degli interventi per la ripresa e la resilienza. Andiamo avanti, il progetto fornisce supporto alle amministrazioni regionali per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione e i centri di competenza erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni, sia per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione, sia per la gestione di procedure complesse.
Vediamo quali sono stati i principali risultati raggiunti dai centri di competenza attivati. Analisi dei punti di forza e criticità del network regionale, cooperazione e coordinamento tra uffici e servizi dell'amministrazione regionale, cooperazione e coordinamento tra vari livelli dell'amministrazione, in particolare regioni e comuni, programmi di formazione e affiancamento in presenza e a distanza su tematiche generali e specialistiche, proposte di semplificazione dalla modulistica regionale alla normativa regionale e strumenti a supporto della semplificazione, manuali, linee guida, infrastrutture tecnologiche. E i centri di competenza si sono quindi rivelati strumenti particolarmente efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e sono riconosciuti in ambito proprio di programmazione. Qui vedete la pagina di eventi PA che è dedicata appunto a tutte le attività di formazione che sono state realizzate nell'ambito del progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Veniamo ora al webinar di oggi. Il webinar fa parte, del percorso di aggiornamento e divulgazione coordinato dal Gabinetto della Presidenza Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, percorso di aggiornamento e divulgazione iniziato nel 2017. E vedete appunto quali sono state nell'ambito del progetto tutte le attività realizzate con la Regione Emilia-Romagna a partire appunto, dalla, data del 2017, del 28 giugno 2017. 2017. Qui vediamo invece proprio nel dettaglio la struttura del webinar di oggi. Il webinar di oggi è in particolar modo destinato al personale delle amministrazioni e dei SUAP dell'Emilia Romagna, ma è chiaramente aperto a tutti coloro che sono interessati alla tematica. Dopo questa mia introduzione lascerò la parola al relatore di stamattina che è il dottor Stefano Bianchini, docente di diritto amministrativo e funzionario del gabinetto del presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. E poi dedicheremo, come di consueto, uno spazio, alle risposte alle domande che vorrete porre, in chat. Vi anticipo che naturalmente tutte le risposte a cui non si riuscirà a rispondere nel corso del webinar verranno poi messe per iscritto e pubblicate sul sito di Eventi PA e alle 11:30 è prevista appunto la chiusura dell'incontro. Il tema dell'intervento del dottor Bianchini naturalmente poi è quello che dà il titolo al webinar, Evoluzione normativa della legge 241-90 e problematiche applicative, con particolare riferimento ai procedimenti di competenza dei SUAP. Come vi dicevo, potete scrivere in chat le domande per il relatore e come di consueto questa sessione sarà registrata e sia la registrazione che le slide saranno messe a disposizione entro la giornata di oggi sul sito di Eventi PA alla pagina dedicata all'evento. Per quanto riguarda invece gli attestati di iscrizione, questi vengono rilasciati a quanti si sono iscritti al webinar e hanno seguito almeno il 20% della durata dell'incontro. Gli attestati di iscrizione saranno disponibili nei prossimi giorni, sempre sul sito di Eventi PA alla voce i miei eventi e possono essere scaricati autonomamente. A questo punto non mi resta che augurarvi buon lavoro, un buon webinar. Chiedo al dottor Bianchini di attivare la sua webcam e il microfono e provvedo a proiettarne le slide. Eccolo già collegato. Io chiudo sia webcam che microfono. Grazie. Appena proiettiamo le slide. Sì. Benissimo. Grazie mille, grazie dottoressa D'Agostini. Voglio innanzitutto appunto ringraziare Formez PA per l'organizzazione di questo webinar e ringrazio in particolare la dottoressa D'Agostini che mi ha supportato nella preparazione e anche dal punto di vista organizzativo è molto, davvero molto disponibile. Poi voglio ringraziare il gabinetto della presidenza della giunta regionale e in particolare la dottoressa Francesca Paron che mi ha invitato nuovamente dopo il mio primo webinar di 2 anni fa
a questo importante evento che rappresenta un'occasione importante, lo dico con sincerità anche per me, perché confrontarsi con un così alto numero di partecipanti e avere la possibilità di ricevere le vostre domande sulle quali riflettere insieme, credo che sia un'occasione di crescita innanzitutto anche per il relatore, perché davvero in queste occasioni e con queste modalità di interlocuzione, grazie alle sollecitazioni degli operatori del diritto come siete voi, davvero, come siete voi tutti, davvero sorgono dei quesiti e dei ragionamenti che altrimenti non ci si porrebbe. Quindi, innanzitutto, il ringraziamento va anche a voi partecipanti, che siete davvero tantissimi, anzi, è quasi riduttivo definire tanti, e per cui sono certo che davvero dal webinar di oggi potremo avere numerosissime sollecitazioni. E a tal proposito, dal punto di vista metodologico, prima di iniziare, anche un pochino per richiamare quello che diceva la dottoressa D'Agostini, ora abbiamo tempo fino alle 11:30, immagino che le domande che sorgeranno saranno diverse. Se poi non si riuscirà nel tempo concesso a rispondere a tutte le domande, come vi accennava correttamente la dottoressa, risponderemo per iscritto, quindi avrete tutte le risposte del caso. Poi dopo, nella mia ultima slide che proietterò, che avrete, ci sarà anche il mio indirizzo sia regionale sia dell'Università di Ferrara, da cui potete tranquillamente scrivermi, quindi anche se dovessero sorgere domande, diciamo, fuori tempo, come si suol dire, potete tranquillamente scrivermi, io sono a disposizione per chiarire tutti gli aspetti, di cui oggi parleremo e anche di quelli di cui non parleremo se non ci sarà la possibilità. Detto questo, io inizierei subito partendo con l'esame degli argomenti di oggi e quindi entrando nel merito del discorso. Ecco, chiedo solamente alla dottoressa D'Agostini, non si girano le slide. Dottoressa? Sì, eccomi. Allora, Io provo a muoverle io, non so se le vede muoversi. adesso riesco a muoverle, come non Perfetto, detto. forse c'era un blocco temporaneo. Esatto, grazie molte. Ecco, a ringraziare nuovamente la dottoressa appunto per il supporto. Ecco, come dicevo, entrerei subito nel merito per non rubare tempo alle nostre riflessioni. Sempre dal punto di vista metodologico, inizierò con una premessa per inquadrare correttamente la riforma, di cui parleremo, e poi entreremo nel dettaglio quasi esegetico delle disposizioni della legge 241 del 90 che sono state, modificate da ultimo con il cosiddetto decreto semplificazioni, vale a dire il decreto legge 76 del 2020, convertito nella legge 120, del 2020. La legge 240, e poi naturalmente con un focus particolare sui procedimenti che riguardano e intercettano primariamente l'attività degli sportelli unici delle attività produttive. La legge 241 del 90 ha subito, come sapete, numerose modifiche ormai dalla data della sua approvazione. Considerate che in circa 31 anni le modifiche espresse o anche non espresse alla legge 241 sono state una cinquantina circa, il che pone già un problema naturalmente di interpretazione della normativa e di applicazione della stessa. L'ultima modifica che è intervenuta alla legge 241 del 90 è appunto quella portata dal cosiddetto decreto semplificazioni, dal decreto legge 76 del 2020 convertito nella legge 120 del 2020. L'ennesimo intervento apportato, io vi ho sottolineato, con un decreto legge, e anche questo è un aspetto che deve essere considerato, perché come sapete il decreto legge in realtà è uno strumento legislativo che viene adottato in caso di necessità ed urgenza, ed è l'ennesima volta che con un decreto legge vengono introdotte in realtà modifiche strutturali che vanno a regime, visto che sono state modificate puntualmente le disposizioni della legge 241 del 90. Quindi forse non era lo strumento adatto, ma è, diciamo, l'ennesimo caso con cui il legislatore nazionale interviene con lo strumento della decretazione d'urgenza rispetto alla normativa d'urgenza.
Come vi accennavo, la legge 241 del 90 si è avuto la sua ultima modificazione con il decreto legge 76 del 2020. In realtà sappiamo che è stata ritoccata numerose volte e vedremo come questo possa ingenerare in realtà dei problemi molto considerevoli. Se contiamo, ad esempio, quanto già diceva dottoressa, mi scusi, ma si sono bloccate nuovamente le slide. Probabilmente è un problema, sì, di rete, di sovraccarico. Se vuole, gliele mando avanti io. Provi a sbloccarla. Ecco, Sì, a me sono riuscita a non mandarla risponde, devo dire. avanti. No, in Non realtà. Adesso riesce. sta muovendo. La Provo. sto muovendo io, sì, prego. No, non riesco a mandarla avanti da solo, direi. Se crede, posso Quindi, se mandarla vuole. avanti io? Sì. Non Provo c'è questo. problema. Provo. Adesso Adesso viene. lì, in questo momento. Ecco, sì. Proprio Adesso perché ci io. sono dei blocchi temporanei per via della rete. Adesso Ecco, riesce. ok, Perfetto. adesso riesco. Sì. Ecco, scusate, come vi accennavo, appunto, la legge 241 del 90 è stata ritoccata tantissime volte, da ultimo col decreto 76, ma il ritoccare costantemente la legge, vi stavo dicendo, può portare, e vedremo che comporterà, dei problemi applicativi ed operativi non secondari. Guardate, ecco, semplicemente il problema già rilevato, guardate, nel 1979 cosa scriveva uno dei più insigni giuristi di diritto amministrativo, vale a dire Giannini, nel suo rapporto sui principali problemi dell'amministrazione dello Stato. Già nel 79 rilevava quello che in realtà è un problema, direi più che attuale oggi che siamo nel 2021. Uno dei principali problemi dell'amministrazione deriva dalla pratica di disegnini di legge per riparare ossicini fratturati o supposti tali. Ecco, vi faccio notare, sottolineo come era il 1979, quando Giannini già rilevava come il problema di andare chirurgicamente a modificare alcuni aspetti della normativa vigente risultava essere, per usare le parole del giurista, uno dei principali problemi dell'amministrazione. E vedremo proprio come in realtà sia esattamente così, perché andare ad incidere sulla normativa vigente con modifiche puntuali, chirurgiche, addirittura vedremo temporalmente limitate, non può che comportare per gli operatori del diritto e per gli interpreti una particolare difficoltà, oltre che interpretativa di teoria generale, anche di carattere assolutamente operativo. Per entrare più nel dettaglio e per concentrare la nostra attenzione sulle modifiche da ultimo apportate col decreto legge 76 del 2020, vi ho riportato quello che prevede il preambolo del decreto semplificazioni, che a mio avviso molto plasticamente individua quali sono le finalità delle numerose disposizioni introdotte col decreto semplificazioni e modificate in particolare nella legge 241 del 90. E badate, non è solamente per fare da un per incorniciare il contesto in cui ci troviamo, ma ci servirà per interpretare correttamente le disposizioni vigenti. Ecco, il decreto semplificazioni, come peraltro si desume già immediatamente dal titolo che gli è stato dato, è preordinato a introdurre misure di semplificazione procedimentale, poi vedremo se è una semplificazione davvero tale. E in particolare in materia di attività imprenditoriale, al fine, dice il preambolo del decreto, di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ecco, questo ritorna con quello che vi accennavo nell'incipit, vale a dire che sull'onda dell'emergenza epidemiologica, sull'onda della crisi pandemica, che è una crisi, come vedremo, anche sociale ed economica, il legislatore, utilizzando lo strumento della decretazione d'urgenza, è andato a modificare nuovamente la legge 241. Vedremo però se davvero si tratta di una semplificazione vera e propria e soprattutto quali problemi in genera. Sulla stessa lunghezza d'onda, proprio il decreto semplificazioni prevede all'articolo 15 la cosiddetta agenda per la semplificazione 2020-2023 e vedete da subito qual è il problema che il legislatore del 2020 con il decreto semplificazioni individua. L'incertezza, la difformità sul territorio e la sproporzione dei regimi amministrativi sono le cause individuate dal legislatore come i problemi della burocratizzazione, della difficoltà di relazionarsi con l'amministrazione.
cui sono soggette le attività private, rappresenta un fattore di complicazione e un ostacolo al fare impresa. Questa è la premessa della cosiddetta agenda per la semplificazione. Per rimediare a queste problematiche contenute nel decreto legge 76, nell'agenda per la semplificazione, vengono rilevati tre vie, tre strumenti per ovviare alle problematiche individuate dal legislatore: la mappatura delle procedure amministrative che ineriscono alle attività economiche o alla vita dei cittadini. E qui vedete la conseguenzialità rispetto all'opera che era stata iniziata già con la riforma Madia, con la legge 120 del 2015, ed in particolare per quanto riguarda il settore del fare impresa, chiamiamolo così, col decreto legislativo 222 del 2016, che era uno dei decreti delegati della legge Madia, il cosiddetto SCIA 2. L'altro momento in cui, secondo l'agenda per la semplificazione, è necessario intervenire è quello dell'eliminazione degli adempimenti non necessari e che siano frutto di una duplicazione. Infine, la standardizzazione delle procedure. E anche qui vedete la continuità con l'opera che si era iniziata. Dottor Bianchini, mi scusi, non la Sì? vediamo più, non so se si è Ah, chiusa la webcam. Perfetto, forse si è scollegato. Ecco. grazie. Ecco, grazie molto. E il terzo elemento, che è quello della standardizzazione delle procedure, anche qui in continuità con quella che era stata la riforma Madia con il decreto SCIA 1, il decreto legislativo 126 del 2016. In sostanza, quindi, come vedete, l'agenda per la semplificazione prevista dall'articolo 15 del decreto legge 76 del 2020, dal decreto semplificazioni, si pone in assoluta continuità con l'opera di semplificazione e eliminazione degli adempimenti procedurali o, per usare un'accezione che secondo me nasconde un po' di negatività, burocratici, che era stata iniziata già nel 2015 con la legge Madia e che aveva interessato, tra l'altro, ed in particolare, il settore della segnalazione certificata di inizio attività con i due decreti delegati che io ho cercato di ricordarvi. In linea con gli obiettivi di semplificazione individuati dal decreto legge 76 del 2020, si pone in realtà anche quel documento di carattere programmatico per gli investimenti, che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che come sapete è quel programma di investimenti che il governo deve presentare alla Commissione europea proprio per far fronte alle problematiche derivanti dalla crisi pandemica e che contiene le azioni tramite le quali l'amministrazione deve reagire al momento di crisi. Ecco, senza tediarvi con la lettura della slide, però vedete come anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vengano riprese quelle tematiche contenute anche nell'agenda per la semplificazione che abbiamo visto nella slide precedente. Vedete che gli obiettivi sono i medesimi: la semplificazione amministrativa e normativa, lo snellimento procedimentale, la necessità di così, arginare l'eccessivo carico di oneri normativi e burocratici, e vedete come ancora si faccia riferimento alla necessità di proseguire nella semplificazione e nella digitalizzazione delle procedure relative all'edilizia e alle attività produttive. Infatti, questi elementi sono ripresi nel piano di resilienza anche con riferimento all'utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito del cosiddetto Recovery Fund. E vedete come ancora sia il riferimento alla semplificazione del contesto sia normativo e procedurale. L'altro elemento è quello di realizzare e valorizzare appieno il cosiddetto principio dello once only, in base al quale il cittadino o l'impresa deve essere chiamato a fornire documenti in possesso della pubblica amministrazione soltanto una volta. Un principio che in realtà non è una novità, come sapete, bensì è nel nostro ordinamento già da tempo. Infatti l'obiettivo non è quello di introdurlo, ma di valorizzarlo il più possibile.
Quindi vedete come gli obiettivi di semplificazione procedimentale siano trasversali dal decreto semplificazioni all'agenda per la semplificazione al piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi è questa il leitmotiv, la chiave di lettura delle riforme che sono state introdotte a seguito della crisi pandemica e che hanno riguardato in particolare la legge 241 del 90, che andremo ad esaminare in modo assolutamente esegetico. L'obiettivo quindi che il legislatore intende perseguire, cristallizzato, come vi dicevo, nella decretazione d'urgenza, cristallizzato nell'agenda per la semplificazione, ripreso nel piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi un filo conduttore che interviene in tutti questi ambiti, da quello legislativo a quello di, più di carattere programmatico, è sicuramente un obiettivo particolarmente sfidante e sicuramente condivisibile. Il vero tema è se il legislatore con questi interventi che riguardano tra l'altro la legge 241 del 90 abbia centrato l'obiettivo, ovvero non l'abbia invece un po' perso di vista e quindi non ritorni il problema che nel 1979 già aveva rilevato quell'insigne giurista Giannini che diceva che in realtà non bisogna cercare di riparare ossicini fratturati con interventi di carattere chirurgico. Ecco, il decreto 76 del 2020, in realtà, come vi accennavo, interviene sulla legge 241, diciamo, a diverse velocità e già questo ci induce a una riflessione. A diverse velocità in che senso? Perché in alcuni casi va ad inserire commi. Ad esempio, ne vedremo l'articolo 2 sui tempi procedimentali, il famigerato ormai articolo 2, comma 8 bis, che esamineremo in dettaglio. In altri casi va a riformulare la disciplina, ad esempio il preavviso di rigetto, che anche qui entreremo nel merito. In altri casi, invece, introduce un regime temporalizzato e faccio riferimento ad esempio al nuovo articolo 13 contenuto nel decreto semplificazioni che detta nuove tempistiche per la conferenza di servizi decisoria ma senza andare a modificare l'articolo 14 e seguenti. Questo impone all'interprete di leggere, come si dice in gergo, in combinato disposto la disciplina contenuta nella legge 241 del 90 e la disciplina contenuta invece nell'articolo 13 del decreto semplificazioni. Vedete, in questo senso interviene con diverse velocità, perché ribadisco, da un lato interviene in modo chirurgico su alcune disposizioni vigenti, introducendo dei commi o modificando degli articoli, dall'altro detta una disciplina in parallelo che impone l'interprete a una lettura in combinato disposto di diversi disposti normativi, vale a dire la legge 241 del 90 da un lato, l'esempio classico della conferenza di servizi, gli articoli 14 e seguenti non sono stati minimamente toccati dal decreto semplificazioni, e dall'altro invece l'articolo 13 appunto del decreto che detta una nuova tempistica della conferenza di servizi decisoria. Tra l'altro, come vi dicevo, alcune modifiche sono temporalizzate perché la disciplina della conferenza di servizi decisoria, i nuovi termini della conferenza di servizi decisoria, quale essa sia, in realtà, è temporalizzata perché vale fino al 31 dicembre 2021. Quindi dal 1 gennaio 2022 la tempistica ora dettata dall'articolo 13 del decreto semplificazioni che vedremo in dettaglio scomparirà. Per cui vedete, è una modifica, diciamo, è una disposizione che interviene sulla disciplina della conferenza di servizi, ma che ha una durata temporalizzata perché vale fino al 31 dicembre 2021. Dopodiché torneremo al regime ordinario. Ecco, vista anche la numerosità di partecipanti, e giusto per farvi qualche esempio, non parlo delle slide successive perché riguardano la materia dei contratti pubblici, ma era per darvi un'idea. Ad esempio, anche in materia di contratti pubblici, il decreto legge 76 del 2020 non va a modificare il cosiddetto codice dei contratti, il decreto legislativo
50 del 2016, ma va a dettare una disciplina in parallelo che si applicherà fino al 31 dicembre 2021. Quindi abbiamo una disciplina dei contratti pubblici che fino al 31 dicembre 2021 sarà quella dettata dal decreto 76 del 2020, con disapplicazione della disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici per quanto riguarda gli affidamenti. E poi dal 1 gennaio 2022 riprenderà ad essere in vigore la disciplina del codice dei contratti. Questo è un altro esempio di come il legislatore del 2020 abbia reso l'opera dell'interprete non facile, perché appunto l'operatore del diritto è chiamato a confrontarsi con, diciamo, due testi di legge, considerare che la nuova normativa si applica in modo temporalizzato fino a una determinata data, che è il 31 dicembre 2021, dopo la quale continuerà la vigenza della disciplina precedente. Ecco, il caso dei contratti pubblici ve l'ho voluto riportare perché è abbastanza eclatante, nel senso che dall'entrata in vigore del decreto 76, chi si occupa di affidamenti di contratti deve far riferimento necessariamente alla disciplina contenuta nel decreto 76 del 2020. Dal 31 dicembre 2000, dall'1 gennaio, scusate, 2022 in poi tornerà invece ad applicarsi la disciplina del decreto 50. Come vi accennavo, io vi ho preparato due slide che per chi possono servire, sintetizzano la nuova disciplina dei contratti pubblici, di cui non parleremo perché non è oggetto del presente webinar, ma ve le voglio lasciare perché se qualcuno se ne occupa, credo che sia un buon strumento di lavoro. Un altro esempio, che invece questo riguarda a tutti, che è quello della responsabilità. Il decreto legge 76, ad esempio, ha inciso anche sul regime della responsabilità dei dipendenti. Anche qui, introducendo una modifica parallela, nel senso che fino al 31 dicembre 2021 ci sarà un regime della responsabilità totalmente nuovo, della responsabilità amministrativa totalmente nuovo. Dall'1 gennaio 2022 ritornerà il regime ordinario. Quindi vedete le difficoltà interpretative che si pongono quando si interviene in questo modo sulla disciplina vigente. Come vi accennavo, infatti, il decreto legge 76 del 2020, oltre a introdurre modifiche puntuali per tornare sui binari dello webinar alla legge 241 del 90, interviene con tutta una serie di disciplina che si pone a fianco di quella vigente, che troverà operatività limitata temporalmente fino al 31 dicembre 2021, dopodiché rientrerà ad essere operativa la disciplina, diciamo, disapplicata fino al 31 dicembre 2021. L'esempio che ci riguarda più da vicino è proprio in materia di conferenza di servizi, perché, come vi accennavo, appunto, l'articolo 13 del decreto semplificazioni rimodula i termini della conferenza di servizi decisoria, ma lo fa in modo assolutamente temporalizzato, perché sarà una disciplina vigente fino al 31 dicembre 2021. Quindi dovremmo essere bravi anche a ricordarci questi parallelismi. E lo dico ad onor di cronaca e per completezza, non è la prima volta che il legislatore opera in questo modo. Se vi ricordate, e ammetto che io stesso l'ho scoperto in un momento successivo, già con il decreto rilancio, il decreto legge 34 del 2020, articolo 264, il legislatore aveva introdotto tutta una disciplina vigente fino al 31 dicembre 2020 che andava a modificare gli istituti dell'autocertificazione, l'istituto dell'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies della legge 241 del 90, l'istituto della revoca dell'articolo 21 quinquies della legge 241. Andava a modificare in parte la disciplina della SCIA dell'articolo 19. Quindi anche nel caso del decreto rilancio, il decreto legge 34 del 2020, articolo 264, veniva introdotto sempre con lo strumento della decretazione d'urgenza, con i problemi che vi evidenziavo, una disciplina parallela che è stata in vigore fino al 31 dicembre 2020. Secondo me qualcuno non se n'è nemmeno accorto che c'era questa disciplina parallela alla legge 241, anche per una difficoltà, non voglio banalizzare, ma davvero molto operativa, perché se io mi vado a scaricare il testo assolutamente aggiornato
della legge 241 del 90, una disciplina che io non trovavo, perché non andandola a modificare direttamente l'articolo della legge 241, ad esempio l'articolo 21 quinquies della revoca, è rimasto tale, ma dovevo essere bravo a ricordarmi, è possibile, dovevo essere bravo a ricordarmi che c'era una normativa parallela, quella introdotta dal decreto rilancio, che fino al 31 dicembre 2020 aveva ridisegnato in parte alcuni istituti giuridici, cioè quelli di cui vi parlavo, l'annullamento d'ufficio, la revoca, l'autocertificazione, quindi una disciplina assolutamente temporalizzata su cui non mi soffermerei per il semplice fatto che ha superato la sua deadline, cioè il 31 dicembre 2020, quindi come si suol dire, tamquam non esset, perché ora non c'è più. Però per dire in che panorama operativo abbiamo dovuto per un certo periodo muoverci. E sono certo che, ad esempio, questa modifica, questa disciplina temporalizzata al 31 dicembre 2020, secondo me a molti è sfuggita, perché, ad esempio, io stesso me ne sono accorto in un momento successivo. In un decreto con tantissimi articoli, ce n'era uno che andava a ridisegnare in modo temporalizzato la disciplina, alcuni istituti contenuti nella legge 241 del 90. Fatte queste necessarie, ecco, come vi accennavo, queste slide, vale a dire quelle in materia di contratti pubblici e di responsabilità che non attengono al webinar di oggi, ho comunque pensato di inserirle perché possono essere utili con un ventaglio così ampio di, appunto, di partecipanti. Spero che vi possano essere d'aiuto ed era per fare un esempio. Andando più nel dettaglio e quindi occupandoci primariamente delle modifiche introdotte dal decreto legge 76 del 2020 alla legge 241 del 90, come potete vedere, le modifiche introdotte con il decreto semplificazioni sono state piuttosto dirompenti perché hanno inciso su diversi articoli con vari effetti che vedremo, soprattutto ci concentreremo su quelle che incidono più profondamente sui procedimenti di competenza dei SUAP, perché le modifiche sono davvero notevoli e poi eventualmente potete farmi delle domande su quelli che non riuscirò a trattare oggi. Però, come già potete vedere da questa slide, diciamo un po' che vorrebbe riassumere quelle che sono le modifiche introdotte alla legge 241 del 90, potete ben notare come quelle introdotte dal decreto semplificazioni siano davvero molto, molto dirompenti e sono andate a toccare degli istituti particolarmente significativi. In particolare, il decreto legge 76 del 2020 ha inciso sugli istituti che sono considerati applicativi del principio di tempestività, ha inciso sugli istituti della partecipazione ed è intervenuto nell'ottica della semplificazione, alla luce anche degli obiettivi che abbiamo snocciolato un po' all'inizio per inquadrare correttamente i principi generali che hanno mosso la riforma del decreto legge 76 del 2020. Inizierei fin da subito con le modifiche che, ribadisco, esamineremo ora in modo piuttosto esegetico proprio per dar conto delle relative problematiche. Inizierei con le modifiche apportate all'articolo 2 della legge 241 del 90. L'articolo 2, che come sappiamo, rubricato conclusione del procedimento, è l'articolo generale che si occupa dei cosiddetti tempi procedimentali. Modificando l'articolo 2, il legislatore, come è stato detto in un articolo di dottrina che ho letto recentemente, dimostra una sorta di, è stato scritto, ossessione per il tempo procedimentale. In che senso ossessione per il tempo procedimentale? Perché il legislatore è variamente intervenuto con diverse modifiche legislative negli anni a disciplinare tutti gli istituti che attengono, diciamo, a quello che è la disciplina del tempo dei procedimenti amministrativi. La modifica, l'introduzione del comma 4 bis all'articolo 2 è solo l'ultima, di numerose modifiche, che però introduce degli elementi di novità. Prima di esaminare l'articolo 2,4 bis che io vi ho riportato, come vedete, letteralmente,
Vi ho un pochino elencato quelli che sono gli interventi che attengono al tempo procedimentale e su cui il legislatore si è concentrato e vedete che sono diversi e negli anni sono stati particolarmente significativi. La legge 190 del 2012, ad esempio, ha previsto che tra i contenuti obbligatori del piano triennale di prevenzione della corruzione dell'amministrazione vi è la definizione delle modalità di monitoraggio dei tempi procedimentali, disponendo che la PA debba eliminare le eventuali anomalie. Si veda anche la previsione dell'articolo 35 del cosiddetto decreto trasparenza, del decreto legislativo 33 del 2013, che impone all'amministrazione di pubblicare sul sito Amministrazione Trasparente i termini per la conclusione del procedimento e ogni altro termine procedimentale rilevante. Si pensi anche alla stessa legge 241 del 90, che già prima della modifica apportata col decreto semplificazioni, quindi prima del decreto legge 76 del 2020, aveva introdotto, due commi, secondo me, molto significativi sul tema del rispetto dei tempi e di presidiarne appunto la correttezza, con i commi 9 quater e 9 quinquies. Che sono, come ricorderete, quelle disposizioni che prevedono che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza comunichi all'organo di governo i procedimenti nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento. E ancor più il comma 9 quinquies, che nella parte in cui prevede che per i provvedimenti a distanza di parte sia indicato nel rilascio del provvedimento finale il tempo effettivamente impiegato, quindi degli strumenti che presidiano il rispetto dei tempi procedimentali, perché appunto consentono di perimetrarli, introducendo anche delle specifiche responsabilità in capo ai dipendenti. Quindi davvero vedete una strutturazione legislativa, normativa particolarmente significativa che nello scorrere del tempo. Non vorrei usare un termine che ha un po' un'accezione negativa, ma sia un po' stratificata. Ormai ecco perché ossessione per i tempi procedimentali da parte del legislatore. Perché, come vedete, nell'arco, tra l'altro, di pochissimi anni, gli interventi normativi sul tema dei tempi procedimentali sono stati numerosi e sono stati diversi. La legge 190, qui ho citato solamente i più significativi per non tediarvi, ma dalla legge anticorruzione al decreto trasparenza, i commi 9 quater e 9 quinquies della legge 241 del 90, e ora la modifica apportata all'articolo 2 con il nuovo comma 4 bis introdotto dal decreto semplificazioni. Rispetto alla normativa previgente, legge 190 del 2012, decreto trasparenza, già i commi 9 quater e 9 quinquies, come vi accennavo, il comma 4 bis sembra introdurre qualche elemento di novità, anche problematico, e qui torniamo al problema che vi accennavo prima. L'articolo 2,4 bis, che io per comodità vi ho riportato letteralmente, prevede che le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito istituzionale i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. L'articolo 2,4 bis pone innanzitutto un onere in capo alle pubbliche amministrazioni di misurare e pubblicare i tempi effettivi dei procedimenti amministrativi, cioè quelli effettivamente impiegati, comparandoli, dice, con i termini previsti dalla normativa vigente. La finalità che ha questa disposizione, la ratio, perseguita dal legislatore con questa disposizione, è quella, ahimè, di far emergere quello che sono eventuali scostamenti che la pubblica amministrazione ha dovuto, diciamo, operare rispetto al termine previsto dalla normativa vigente. Quindi la vera ratio è quella di far emergere gli scostamenti che vi è tra il tempo effettivamente impiegato e il termine previsto dalla normativa vigente.
ovviamente per far emergere eventuali responsabilità che si possono porre in capo alla pubblica amministrazione, ricordando che già l'articolo 2, il comma 9 in particolare, prevede che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento amministrativo sia non solo elemento di valutazione della performance individuale, ma altresì elemento per valutare un'eventuale responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile. Quindi il comma 4 bis, se vogliamo, va ad ulteriore presidio del rispetto dei tempi procedimentali, oltre a quelli che abbiamo visto già vigenti alla luce della normativa che abbiamo esaminato poc'anzi, seppur molto velocemente. Quindi viene creato un'ulteriore disposizione di presidio al tema del rispetto dei tempi procedimentali, perché è proprio volto, come accennavamo, a misurare lo scostamento tra tempo effettivo impiegato dall'amministrazione e tempo previsto dalla legge, nell'ottica già contenuta nell'articolo 2,9 di far emergere eventualmente anche responsabilità imputabili in capo ai funzionari perché il mancato rispetto dei termini, oltre ad essere elemento di valutazione della performance individuale, è altresì elemento per valorizzare la responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile. Apro una piccola parentesi, torna utile, senza che torni indietro con le slide, una di quelle che non abbiamo esaminato ma che lascio al vostro studio, alla vostra riflessione, relativa alla responsabilità, perché appunto, come accennavamo, fino al 31 dicembre 2021 abbiamo un regime della responsabilità amministrativa e del dipendente che è diverso da quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Però, ahimè, scusatemi, solo l'inciso, non riesco ad entrare nel merito, magari in un altro webinar sicuramente potremmo avere l'occasione di parlarne. Però mi raccomando, ecco, fate questo elemento di collegamento e fate riferimento alla slide precedente sul tema della responsabilità, perché impatta anche sull'applicazione di questa disposizione in combinato disposto con il comma 9 dello stesso articolo 2 di cui abbiamo parlato finora. Il comma 4 bis, oltre ad introdurre questo ulteriore meccanismo di tutela e di presidio al rispetto dei tempi procedimentali, introduce un altro elemento di novità. Andiamo bene a delimitare l'ambito di applicazione di questa disposizione, perché questa previsione disciplina che le pubbliche amministrazioni misurino e pubblichino i tempi effettivi dei procedimenti amministrativi, ma non di tutti i procedimenti amministrativi, quelli di maggiore impatto per cittadini e imprese. Ecco, la domanda che sicuramente si potrebbe porre è: quali sono i procedimenti amministrativi di maggior impatto per cittadini e imprese? Come vedete, la disposizione prosegue. Con DPCM sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo. La norma in realtà non, innanzitutto, preciso fin d'ora che questo DPCM non c'è ancora, quindi non abbiamo nessun elemento a cui poter fare riferimento. La norma non chiarisce in modo così lapalissiano se sarà questo DPCM che aspettiamo ad individuare quelli che sono i procedimenti amministrativi di maggior impatto per cittadini e imprese. Anzi, francamente, delle due, ma è un'interpretazione, delle due, la norma sembra dire che siano le amministrazioni a doverli individuare. E quindi questo non è chiaro. Dovremmo capire bene se con il DPCM, oltre a prevedere i tempi, di misurazione, i criteri per misurare i tempi effettivi, individuerà anche quali sono questi procedimenti amministrativi di maggior impatto per cittadini e imprese, che, come non nascondo, che è un'espressione, diciamo, piuttosto vaga, di difficile interpretazione, ecco, diciamo così. Forse, se vogliamo avere un elemento di soccorso, ma siamo sempre a livello interpretativo, un elemento di soccorso potrebbe rinvenirsi a livello sistematico nel comma 4 dello stesso articolo 2, che detta particolari tempi procedimentali un pochino più lunghi quando si tratti di particolari procedimenti amministrativi, dice la norma, di particolare complessità o che richiedono uno sforzo organizzativo particolare, però sono tutti canoni interpretativi e criteri di carattere generale. Ribadisco, il problema applicativo di questo articolo 2,4 bis è che non chiarisce
diciamo, in modo così evidente se debbano essere le singole pubbliche amministrazioni ad individuare quali sono i procedimenti amministrativi di maggior impatto e per i quali opera il regime di cui all'articolo 2,4 bis, il regime, chiamiamolo, rafforzato o, secondo un'espressione magari più divulgativa, incattivito, oppure se dovrà essere il DPCM. Chiaro che in assenza del DPCM facciamo un pochino fatica, ecco, davvero facciamo un po' fatica adesso a prendere una posizione. Tuttavia, il problema c'è e non è secondario, perché finché non capiamo esattamente quali sono questi procedimenti amministrativi, l'articolo 2,4 bis, devo dire che fondamentalmente risulta disapplicato, perché il presupposto, il prius logico per applicare questa disposizione è che ovviamente ne venga definito l'ambito applicativo e quindi che venga definiti quali sono questi procedimenti amministrativi di maggior impatto per cittadini e imprese su cui andrà ad incidere il regime rafforzato dell'articolo 2,4 bis. Mi interrompo solo un secondo per chiedere alla dottoressa D'Agostini se si sente bene, perché vedo che Sì, alcune si sente persone bene, no, è un problema solo di fanno un po' fatica a alcuni sentire. Dottoressa, decibanti. ecco. Prego. No, la sentiamo. Ok. No, perché se è un problema mio, allora magari provavo a chiamare il tecnico. Perfetto, perfetto, perché butto l'occhio sulla chat e vedo che alcuni me fanno un pochino fa fatica, insomma, e mi dispiace molto. Quindi il problema è notevole perché, diciamo, detto in altri più semplici termini, finché non definiamo l'ambito applicativo, la norma è sostanzialmente una norma che rimane davvero non applicabile. L'importanza dei tempi procedimentali emerge da un'altra modifica apportata alla legge 241 del 90, sempre ad opera del decreto semplificazioni. Vale a dire la modifica apportata all'articolo 29,2 bis della legge 241. Il decreto semplificazioni, infatti, parallelamente alla modifica dell'articolo 2 a cui abbiamo appena fatto cenno, va a modificare specularmente anche l'articolo 29,2 bis, inserendo la misurazione dei tempi effettivi, dei procedimenti amministrativi, nell'ambito dei cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni. Quindi, è una modifica particolarmente significativa perché con questa modifica al comma 2 bis dell'articolo 29 della legge 241 il legislatore dà un messaggio molto significativo a livello normativo, a mio avviso. Vale a dire, ci dice che il rispetto dei tempi procedimentali ha così tanta rilevanza da essere inserito tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117,2 lettera M della Costituzione. E questo significa, soprattutto per gli enti che hanno potestà legislativa, in primis le regioni, ma anche per gli altri enti che hanno una potestà regolamentare, l'impossibilità di introdurre una disciplina modificativa se non per garantire livelli ulteriori di tutela. Quindi, come dire, la legge 241 sul tema dei tempi procedimentali detta una disciplina inderogabile che rappresenta una garanzia minima. Al più le amministrazioni possono intervenire con livelli ulteriori di tutela, ma non mi fate la domanda capziosa di dire quali sono i livelli ulteriori di tutela, perché più di così sinceramente faccio un po' fatica. Poi si può sempre migliorare, per carità. Però davvero abbiamo, al di là delle battute, avete visto come il legislatore abbia introdotto una serie di misure a presidio del rispetto delle tempistiche procedimentali davvero poderoso. Se andiamo a risfoderare la legge 190 del 2012 fino ad oggi, vedete che gli strumenti messi in campo dal legislatore sono davvero molto incisivi e molto pervasivi. Individuare livelli ulteriori, davvero, ripeto, si può sempre migliorare, però davvero si fa fatica e dobbiamo stare attenti, come dico sempre, all'altro aspetto della medaglia. Va bene, e ho visto anche qualche commento in tal senso, buttando l'occhio in chat. Va bene introdurre sistemi di garanzia ulteriori, va bene garantire sempre livelli di trasparenza, sempre livelli di efficienza ulteriori, ma stiamo attenti perché a stratificare, precisare, cesellare,
che non si ottenga l'effetto contrario rispetto alla semplificazione, cioè che dopo ci troviamo anche a barcamenarci come è possibile essere nell'ambito di un substrato normativo dove davvero anche l'interprete più attento fa davvero fatica, ad orientarsi. Un'altra modifica particolarmente significativa, e mi raccomando sempre l'attenzione alla ratio perseguita dal legislatore, che ha in mente, come abbiamo accennato all'inizio, nel tratteggiare, seppur sommariamente, il contesto delle intenzioni legislative, cioè quello, vale a dire quello della semplificazione, stiamo ben attenti a appunto qual è l'obiettivo perseguito. Un'altra delle modifiche introdotte in questo solco della semplificazione, un'altra modifica, la legge 241, una modifica chirurgica, è l'introduzione del, ahimè, famigerato, dico famigerato perché ne sono arrivati numerosi quesiti in tal senso, comma 8 bis dell'articolo 2 della legge 241 del 90. Il nuovo articolo 2, comma 8 bis, il nuovo comma 8 bis, interviene cercando di porre un argine a un dibattito giurisprudenziale, che poi vedremo tra poco, sul tema dei cosiddetti provvedimenti tardivi, cioè l'amministrazione che interviene con un'attività provvedimentale una volta scaduto il termine. Il comma 8 bis, anche qui vi ho riportato letteralmente per esaminarlo insieme a voi in modo assolutamente esegetico, prevede che le determinazioni relative a provvedimenti, autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso, comunque denominati, adottati dopo la scadenza dei termini indicati nelle disposizioni citate, che vedremo, nonché i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 19 in materia di SCIA, adottati dopo la scadenza dei termini previsti, sono inefficaci. Fermo restando quando previsto dall'articolo 21 nonies, ove ne ricorrano presupposti e condizioni. Lo dico fin d'ora, l'articolo 2,8 bis, che sembra una norma in realtà chiarissima, in realtà pone problemi, secondo me, di teoria generale del diritto, che però hanno anche riflessi naturalmente di ordine pratico, ma anche problemi proprio di carattere operativo. Vedo già una domanda sul campo di applicazione, che è uno degli aspetti importanti. Prima di arrivare all'ambito applicativo, vi ho proiettato una slide, anzi vi proietto una slide, sul tema del dibattito giurisprudenziale che si era andato formando prima dell'entrata in vigore della legge 120 del 2020, prima del decreto semplificazioni. Vi ho riportato due sentenze che sono anche abbastanza note, più che altro non perché introducessero chissà quale elemento di novità, ma perché sono le più recenti, semplicemente perché il dibattito su questo tema è abbastanza consolidato. Non voglio sparare anni, ma è diverso tempo, insomma, che c'è. Queste sono, diciamo, non significative, ma particolarmente significative, ma sono due sentenze tra le più recenti, oserei dire le più recenti, ma diciamo tra le più recenti ad onor del vero. Ecco, prima dell'entrata in vigore del famoso comma 8 bis che abbiamo visto poc'anzi, quindi prima del decreto semplificazioni, il dibattito giurisprudenziale era fondamentalmente che cosa succede se l'amministrazione provvede dopo essere scaduto il termine procedimentale previsto dalla normativa vigente. La posizione che ha preso la giurisprudenza è stata duplice. Un indirizzo maggioritario, stavo dicendo assolutamente maggioritario, e un indirizzo minoritario. Ecco, secondo l'indirizzo maggioritario, che da ultimo è stato affermato da quella sentenza del Consiglio di Stato proprio del 2020, dell'estate 2020, quindi poco prima della legge 120 di conversione del decreto legge 76, era quella di affermare che una volta spirato il termine procedimentale, l'amministrazione fosse nell'impossibilità di pronunciarsi in maniera espressa, ossia il decorso del termine procedimentale comportava l'esaurimento del potere amministrativo, l'impossibilità per l'amministrazione quindi di adottare un provvedimento tardivo, ricordando, e questo è un problema non da poco, che qual era il
il regime applicabile nell'ipotesi in cui l'amministrazione intervenisse dopo la scadenza del termine. Se aveva un provvedimento tardivo e quindi un provvedimento che poteva essere detto contrario alla disciplina dell'articolo 2 sui tempi procedimentali, quindi un provvedimento che violasse l'articolo 2, ergo era prospettabile, si poteva sostenere, il vizio tipico dei provvedimenti amministrativi, oltre all'eccesso di potere, all'incompetenza cosiddetta relativa, il cosiddetto vizio della violazione di legge, quindi provvedimento illegittimo per violazione dell'articolo 2, per violazione dei tempi procedimentali o di un'altra norma, insomma, che prevedesse, a seconda del procedimento che abbiamo riguardo, il tempo di quel determinato procedimento. Ma questo è un problema che affronteremo tra poco. La presa di posizione della giurisprudenza maggioritaria, quindi, era questa: una volta decorso il termine procedimentale, l'amministrazione esaurisce il suo potere. E questo era in linea, sotto il profilo della teoria generale del diritto, con quello che succede in tutte le ipotesi in cui al decorso del tempo si associa l'istituto del silenzio assenso, cioè una volta decorso il termine procedimentale, il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. È l'ipotesi della cosiddetta, l'avete probabilmente sentita nominare, fattispecie a formazione progressiva o cosiddetto provvedimento tacito. Forse l'espressione fattispecie a formazione progressiva rende più l'idea, cioè il provvedimento tacito che si forma in combinato tra l'istanza del privato interessato e il decorso del tempo. Questa fattispecie a formazione progressiva, istanza del privato più decorso del tempo, uguale silenzio assenso, uguale provvedimento tacito di accoglimento dell'istanza. Questa era la costruzione base su cui si incentra questa pronuncia del Consiglio di Stato, la giurisprudenza che sosteneva, una volta decorso il tempo, si è formata la fattispecie progressiva, si è formato il provvedimento tacito, è come se l'amministrazione avesse provveduto accogliendo l'istanza, silenzio assenso. E conseguentemente il potere amministrativo si è esaurito, con impossibilità, e leggo testualmente, di pronunciarsi in maniera espressa da parte dell'amministrazione. Un orientamento minoritario, di cui il contrasto che ne è emerso, un orientamento minoritario sosteneva l'esatto opposto e diceva, e si sosteneva in questo orientamento giurisprudenziale, no, non è così. Nonostante vi sia l'esaurimento del tempo procedimentale, l'amministrazione ha comunque la possibilità, residua in capo all'amministrazione, la possibilità di provvedere tardivamente, sostenendo che il provvedimento tacito non si forma semplicemente a fronte della presentazione di un'istanza e del decorso del termine, bensì l'amministrazione deve verificare la completezza dell'istruttoria, insomma una serie di argomenti che inducevano a ritenere che laddove l'amministrazione non avesse ponderato gli interessi in gioco, residuavano in capo all'amministrazione un potere di intervenire, ancorché tardivamente. Rispetto a questa previsione, rispetto a questo contrasto giurisprudenziale, l'articolo è intervenuto, come vi dicevo, l'articolo 2,8 bis della legge 241 del 90, che prevede, e poi vedremo in che senso e dettagliatamente in quale ipotesi, che prevede che una volta decorso il termine procedimentale, nelle ipotesi qui tipizzate, e che vedremo quindi in dettaglio, in questi casi non è più possibile per l'amministrazione intervenire, e se l'amministrazione lo fa, la sanzione ora prevista, che non c'era prima del decreto semplificazioni, che non c'era, come vi dicevo, è quella dell'inefficacia. Quindi l'inefficacia, ossia l'improduttività di effetti del provvedimento, l'inefficacia è la sanzione che il legislatore ha deciso di mettere in campo a fronte dei provvedimenti tardivi. Vi lancio subito, diciamo, un profilo problematico. È una gran peculiarità che sia prevista l'inefficacia come sanzione, perché in genere l'inefficacia è la conseguenza di un qualcos'altro, non una sanzione autonoma o una categoria autonoma.
E questo è il primo problema. Il secondo problema che vedremo in dettaglio è che il provvedimento tardivo, lo dice adesso la legge, è inefficace, cioè, come vi accennavo, improduttivo di effetti. Il provvedimento non produce effetti, ma il provvedimento c'è, ossia il provvedimento tacito, quello che dicevamo si forma a fronte del silenzio assenso. Quindi è un provvedimento che nell'ordinamento, quello tardivo adottato dall'amministrazione, poi se l'amministrazione interviene tardivamente, il provvedimento amministrativo adottato tardivamente, la legge ci dice, è un provvedimento inefficace, ma che nell'ordinamento esiste, seppur tardivo. Vedremo quali problemi pone questo aspetto. Rispondo a una domanda che è stata posta in chat affrontando l'ambito applicativo dell'articolo 2,8 bis, per non travisarne l'applicazione, ed è l'elemento prioritario. L'articolo 2,8 bis non introduce una regola generalizzata, cioè quella dell'inefficacia del provvedimento tardivo, non è una regola generalizzata. Anzi, al contrario, è una disciplina che posso dire quasi di carattere eccezionale, e poi mi spiegherò perché e in che senso, ma sicuramente è una disciplina di carattere tipizzato, perché vedete, la norma fa espresso riferimento a termini specifici, vale a dire ai termini di cui agli articoli 14 bis, 2 lettera C, 17 bis, 1 e 3, 20, 1, 14 ter, 7, 19, 3 e 6 bis, primo periodo. Quindi fa riferimento a ipotesi tipizzate e sono solamente questi. C'è la valvola di apertura chiaramente dell'articolo 20, che è la regola, come sapete, del silenzio assenso, ma sono solamente ipotesi tipizzate. Quindi il regime eccezionale dell'articolo 2,8 bis, ribadisco, non è affatto una regola generalizzata o generale che dir si voglia. Al contrario, è una nuova disciplina che assolutamente si applica solo alle ipotesi tipizzate previste espressamente dall'articolo 2,8 bis. Giusto per fare una carrellata, articolo 14 bis, 2 lettera C è la disciplina della conferenza di servizi, ed in particolare questa disposizione riguarda il termine entro cui le amministrazioni coinvolte in sede di conferenza di servizi devono pronunciarsi, massimo 45 giorni, ricorderete. 17 bis è il famoso silenzio devolutivo, cosiddetto devolutivo, ossia il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni o tra amministrazioni e gestori di servizi pubblici. Anche lì opera la regola del silenzio assenso, come sapete, e non lo esaminerei in dettaglio per adesso. Una cosa però la voglio dire, perché l'articolo 17 bis, apro, scusate, una piccola parentesi, visto che mi sono arrivati alcuni quesiti in anteprima, da parte di alcuni partecipanti, attenzione anche lì all'ambito applicativo, perché l'articolo 17 bis, cosiddetto silenzio devolutivo, riguarda i rapporti tra amministrazioni diverse, non tra uffici della stessa amministrazione, tra amministrazioni diverse, tra pubbliche amministrazioni. Chiusa la parentesi. L'articolo 20, non sto nemmeno a diciamo, enuclearlo, lo conoscete benissimo, è l'articolo relativo al silenzio assenso. L'articolo 14 ter, 7, che riguarda anche qui, come sappiamo, la conferenza di servizi simultanea, e l'articolo 19, 3 e 6 bis, che riguardano invece il divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti. Non mi soffermo sulle singole disposizioni, che eventualmente, soprattutto il tema della conferenza di servizi, lo lascerei alla fine se ci rimane tempo, visto che è una disciplina non modificata da ultimo dal decreto semplificazioni, se non per l'articolo 13 che abbiamo detto all'inizio del webinar. Ma come vedete, quello che mi interessa precisare commentando il comma 8 bis dell'articolo 2 è che si tratta di una disciplina che appunto non è una regola generale, ma che riguarda solo ed esclusivamente le ipotesi tipizzate dal legislatore. E in questo senso è una norma che vi dicevo e usavo questo attributo eccezionale, perché essendo una disciplina particolarmente specifica, riguardante esclusivamente i termini contenuti nelle disposizioni espressamente citate che abbiamo, diciamo, elencato velocemente,
È una disciplina di carattere appunto eccezionale, quindi peraltro, secondo regola generale di canone interpretativo, secondo la regola generale ermeneutica che è contenuta giusto per chi ama i riferimenti legislativi nell'articolo 14 delle preleggi al codice civile, le norme eccezionali sono di stretta interpretazione. Quindi è una disciplina, ribadisco, non generale, ma specifica che riguarda queste ipotesi e siccome ha carattere eccezionale, e vedremo anche in che termini tra qualche istante, è una disciplina che per regola ermeneutica generale contenuta nell'articolo 14 delle preleggi al codice civile, sembra andare a riprendere una norma molto lontana da noi, ma che ha una valenza sicuramente di ordine generale. È una norma che, in quanto eccezionale, è di stretta interpretazione, quindi solo questi specifici casi. Perché è una norma eccezionale? È una norma eccezionale perché, diversamente da tutti gli altri termini procedimentali che hanno carattere ordinatorio, introducendo la sanzione dell'inefficacia, questa norma, l'articolo 2,8 bis, ci dice una cosa molto importante, che i termini di cui alle citate disposizioni, ribadisco, sono solo quelle, hanno natura perentoria e non ordinatoria. Ribadisco questo aspetto perché è importante. Il legislatore del 2020, col decreto 76, introducendo specificamente la sanzione dell'inefficacia, cioè dell'improduttività di effetti, rispetto ai provvedimenti tardivi adottati nelle ipotesi che abbiamo esaminato, ci dice che si tratta di termini particolarmente rilevanti perché sono di carattere perentorio e non ordinatorio, perché se il provvedimento tardivo è colpito da una sanzione, mi permetto di dire, particolarmente grave dal punto di vista giuridico, cioè l'impossibilità che il provvedimento produca effetti, significa che quei termini procedimentali contenuti nelle disposizioni di cui abbiamo fatto la carrellata, in realtà non sono di carattere ordinatorio, ma sono termini perentori. Apro una piccola parentesi anche qui. Ricordiamoci che per canone di carattere generale, interpretativo ed applicativo, i termini perentori sono solo quelli definiti tali dalla legge. Quindi quando la norma non dice che un termine è perentorio, il termine ha natura ordinatoria. Passatemi il termine, cioè che si può derogare. Quando invece la legge o lo dice espressamente, il termine di 20 giorni di cui al comma precedente ha carattere perentorio, oppure non lo dice, ma come in questo caso, pur non dicendolo, ci lancia un messaggio, dice: cara amministrazione, attenta, perché se intervieni tardivamente, il provvedimento è inefficace, vuol dire che quel termine, il cui mancato rispetto genera inefficacia, è un termine perentorio. Quindi questa è una regola generale che vale per tutte le ipotesi. Per il nostro caso specifico, giusto per non andare fuori dal seminato, la perentorietà del termine si desume dalla sanzione dell'inefficacia. Adesso non voglio andare oltre, però anche questa si dice un po' dalle mie parti, non è che hanno scoperto l'acqua calda con la modifica del decreto legge 76, perché in realtà i termini che avete visto citati, e scusate, torno solo un attimo indietro, che in realtà vi avevo preparato una slide. Questi termini qua, la perentorietà di questi termini, molto francamente, a parte che era sostenuta dalla dottrina, a parte che si poteva anche desumere dalla formulazione di queste disposizioni, in realtà, ripeto, il carattere perentorio dei termini contenuti nell'attuale comma 8 bis dell'articolo 2, ribadisco, è la scoperta dell'acqua calda, ecco, però perché il legislatore è intervenuto e quindi posso anche condividere l'intervento legislativo. Per il semplice fatto, non voglio banalizzare, che abbiamo visto anche velocemente che c'era un contrasto giurisprudenziale, quindi probabilmente il legislatore è intervenuto per sedare, diciamo, il conflitto che si era posto in giurisprudenza e il problema si era sollevato. Come vi accennavo, l'indirizzo che sosteneva la non perentorietà era un indirizzo minoritario.
molto francamente, gli argomenti utilizzati secondo me non erano granché forti, ma adesso non c'è né il tempo né la possibilità di commentarli uno ad uno. Erano argomenti, ripeto, che a mio avviso facevano un pochino fatica a reggere, dico la verità. Però il legislatore ha fatto bene ad intervenire perché molto semplicemente c'era un contrasto e il legislatore correttamente è intervenuto con una norma. Ma quanto correttamente è intervenuto? Questo è tutto un altro problema. Ci sono infatti alcuni profili problematici che io qui vi ho sintetizzato e citato. Innanzitutto, uno ve ne ho accennato. La sanzione che è prevista per i provvedimenti tardivi è quella dell'inefficacia. Adesso, sembra chiarissima, nel senso che, e la regola in realtà lo è chiarissima, riprendo, scusate la norma, vado un po' indietro. La norma ci dice: i provvedimenti tardivi adottati in queste ipotesi tipizzate, sono inefficaci. Perfetto, la norma è chiara. Sull'inefficacia, però, si pone un problema, a mio avviso, non secondario. Un problema che vi accennavo di teoria generale, ma che ha dei riflessi operativi ancora più dirompenti. Perché al cittadino, poi, voi che siete in prima linea come sportelli unici, in realtà il cittadino. Diciamo una battuta per ridere, gliene frega il giusto della teoria generale, dice: ma io voglio il provvedimento perché voglio essere sicuro. Lo dico con una battuta, ma non siamo tanti tanto lontano dal vero problema. Problema di teoria generale. Il legislatore sembra fare una grande chiarezza, dice: se il provvedimento arriva tardi, cara amministrazione, tu non potevi provvedere, quindi il provvedimento è inefficace, cioè improduttivo di effetti. L'inefficacia, cioè, ribadisco, l'insuscettibilità del provvedimento a produrre i suoi effetti propri, diciamo autorizzatori, ecco, per rimanere nell'ambito dell'attività che più vi compete, l'inefficacia, come vi dicevo, non è un'autonoma categoria giuridica. Difficilmente, io francamente non ricordo precedenti dove si dice: ah, il provvedimento, il contratto è inefficace. L'inefficacia, infatti, non ha un'autonoma consistenza. L'inefficacia, di regola, e non mi vengono in mente altre ipotesi, forse ci sono, ma non me ne vengono in mente adesso, l'inefficacia, di regola, è una conseguenza di qualcos'altro. L'inefficacia è la conseguenza, normalmente, dell'annullamento dell'atto o della dichiarazione di nullità di un atto amministrativo. Oppure l'inefficacia è la conseguenza di un annullamento d'ufficio di un atto amministrativo, o ancora è la conseguenza della revoca dell'atto amministrativo. Quindi l'inefficacia è sempre, ripeto, una conseguenza. Spero di essere stato chiaro, non è un'autonoma categoria, il provvedimento è inefficace, punto. E invece con questo nuovo comma 8 bis il legislatore sembra andare in direzione diametralmente opposta. Potrete dire: ma il professore cosa dice? Non vede cosa c'è scritto? In effetti è proprio così, perché il legislatore con questo comma 8 bis sembra eleva, anzi, eleva a categoria autonoma una novità assoluta, cioè che l'inefficacia è di per sé una categoria autonoma patologica, diciamo così, del provvedimento amministrativo tardivo. Il problema è di teoria generale, come vedete, ma in realtà è anche di carattere operativo, come vi accennavo, e sto per arrivare al punto. Il provvedimento inefficace, provvedimento tardivo e quindi inefficace, pone un piccolo problema, perché il provvedimento tardivo, anche qui non voglio davvero banalizzare, ma il provvedimento tardivo, seppur inefficace, esiste nel mondo giuridico, nel senso che l'amministrazione lo ha emanato. L'amministrazione è andata oltre il termine e dice: vabbè, senti, magari il cittadino non se ne accorge, provvediamo ugualmente in senso negativo. Quindi emana un provvedimento negativo, tardivo magari. Ecco, il provvedimento, ribadisco, è tardivo. È inefficace perché ce lo dice il comma 8 bis. A questo punto,
Che cosa succede a quel provvedimento che nel mondo giuridico esiste e crea un'incertezza giuridica, diciamo, piuttosto significativa? Nel senso che, come sapete, in diritto amministrativo, oltretutto, ci sono dei principi che aggravano la situazione, perché nel momento in cui l'amministrazione adotta un provvedimento, in questo caso tardivo, innanzitutto c'è il tema del legittimo affidamento, del principio del legittimo affidamento rispetto alle situazioni giuridiche cristallizzate, in un provvedimento amministrativo. E quindi si genera proprio il problema della certezza giuridica che vi dicevo, principio del legittimo affidamento, che è un principio di derivazione europea e che entra nel nostro ordinamento ormai pacificamente da tanto tempo in virtù del rinvio mobile contenuto nell'articolo 1 della legge 241 del 90, che se vi ricordate o andate a riprendere, fa riferimento ai principi dell'ordinamento europeo. Ecco, uno di questi è proprio il principio del legittimo affidamento. E poi c'è un altro principio che aggrava la situazione di cui stiamo parlando, meno noto, che è il principio di cosiddetta presunzione di legittimità degli atti amministrativi, cioè quel principio in virtù del quale, lo dice il termine stesso, i provvedimenti amministrativi emanati dalla PA si presumono legittimi, salvo ovviamente i rimedi giurisdizionali, i rimedi giustiziali, i rimedi di autotutela approntati per eliminare dal mondo giuridico un provvedimento che legittimo non è. Ma c'è questo principio generale. Per tornare al nostro problema, questi principi, legittimo affidamento, presunzione di legittimità degli atti, aggravano la situazione perché io ho un provvedimento che l'amministrazione, seppur tardivamente, ha adottato, quindi il provvedimento c'è, esiste, solo che è inefficace. Ecco, questa è una situazione che alla luce che dei principi che abbiamo velocemente ricordato, e mi scuso per averli ridotti a poche parole, e spero di essere stato chiaro, ecco, ci pone il problema. Ma che facciamo di questo provvedimento? Ho visto in chat qualcuno che parlava di nullità. Io ho evidenziato in verde il termine nullo, perché potrebbe essere la soluzione, andando anche un pochino, andando un pochino a esclusione. Cosa possiamo fare rispetto a un provvedimento che è per legge inefficace? Per legge inefficace. È possibile annullarlo? Quindi l'amministrazione che, diciamo, rinsavisce, passatemi il termine, e dice, applichiamo l'articolo 21 nonies, tra l'altro sembrerebbe dircelo lo stesso comma 8 bis che rinvia, scusate, torno indietro, che rinvia all'articolo 21 nonies. Applichiamo quello. Non è la soluzione giusta, innanzitutto perché, come vedremo, l'articolo 21 nonies richiamato nel comma 8 bis non si riferisce affatto al provvedimento tardivo, intanto questo, ma più in generale, e vedremo a cosa si riferisce naturalmente, ma più in generale io non posso intervenire con un annullamento d'ufficio, ma neanche con un annullamento giurisdizionale, faccio fatica a vederlo, quindi con un giudizio, per il semplice fatto, che è un fatto contingente ma assolutamente dirimente, che dobbiamo ricordarci che in diritto amministrativo il provvedimento annullabile è un provvedimento che si dice interinalmente efficace. Il provvedimento annullabile, ribadisco questo aspetto perché è importante, è un provvedimento interinalmente efficace, vale a dire che finché non viene annullato, il provvedimento annullabile produce i suoi effetti. Ecco l'importanza dell'annullamento, perché io rimuovo dall'ordinamento un provvedimento che, ancorché illegittimo, produce i suoi effetti. Quindi l'ordinamento ha tutto interesse a che sia rimosso, o con l'annullamento d'ufficio in sede di autotutela, o con un annullamento giurisdizionale, o con un annullamento cosiddetto giustiziale a seguito di un ricorso amministrativo, da DPR 1199 del 71, ma non voglio complicarvi la vita. Ecco, l'istituto dell'annullamento qui non può, diciamo, per legge agire, perché se l'annullamento, come ci siamo detti, si riferisce a provvedimenti che, ancorché annullabili e quindi illegittimi, sono efficaci, qui siamo di fronte a un provvedimento tardivo ma efficace per legge, non
non è possibile annullarlo, diciamo per definizione, sarebbe un ossimoro, perché è la legge che ci dice che è inefficace, quindi io non posso fare ricorso all'istituto dell'annullamento che presuppone proprio che il provvedimento sia viceversa efficace. Quindi l'istituto dell'annullamento non va bene. E apro una piccola parentesi perché c'era una domanda. Se io non annullo un provvedimento che è illegittimo e quindi efficace, non è che se passa il termine di 60 giorni, che è quello per annullare i provvedimenti amministrativi, o se passano i termini per l'annullamento d'ufficio o per altri rimedi, il provvedimento diventa valido, eh? Il provvedimento rimane sempre comunque invalido, diventa inoppugnabile. Questa è una considerazione di ordine generale. Quindi, ribadisco, anche nel caso di provvedimenti annullabili davvero, quindi che sono interinalmente efficaci, se non vengono annullati, non è che diventano legittimi o quant'altro, diventano più semplicemente inoppugnabili. La soluzione comincia ad essere prospettata già in chat. Ecco, il provvedimento non può essere sicuramente annullato. Il provvedimento cosiddetto inefficace, invece, per il provvedimento tardivo inefficace, provvedimento che però, ripeto, esiste nell'ordinamento, la possibile categoria dell'invalidità a cui fa riferimento è invece non l'annullabilità, ma l'altra categoria di invalidità, vale a dire la nullità. Il provvedimento, la categoria della nullità è molto più coerente con la nuova impostazione normativa, perché il provvedimento nullo, come si suol dire, il provvedimento nullo, quod nullum est, nullum producit effectum. Una frase latina, quod nullum est, nullum producit effectum, per dire che il provvedimento nullo è ab origine inefficace. Quindi è già più coerente con questa impostazione ritenere che il provvedimento emanato in ritardo dall'amministrazione, oltre che inefficace, è colpito dalla sanzione della nullità. Quindi, sotto il profilo della categoria dell'invalidità, posto che avevamo, diciamo, fino a che non è stata la categoria dell'inefficacia, scusate, ho perso il filo perché ho letto una chat, e la categoria rispetto alle categorie dell'invalidità, il provvedimento tardivamente emanato può essere considerato nullo. Ricordiamoci una cosa, però, che qui entra in gioco un'altra disposizione, l'articolo 21 septies, che è l'articolo 21 septies della legge 241 del 90, che tipizza le cause di nullità. L'articolo 21 septies, se lo andate a riprendere, dice espressamente: il provvedimento è nullo per mancanza degli elementi essenziali, per violazione o elusione del giudicato, negli altri casi previsti dalla legge, e ho lasciato per ultimo quello che ci interessa, per difetto assoluto di attribuzione. Ecco, nel nostro caso, andando a riprendere l'orientamento giurisprudenziale maggioritario che si sosteneva prima del decreto 76, che diceva che dopo il decorso del termine procedimentale il potere amministrativo si esauriva, ebbene, prendendo in considerazione questo orientamento giurisprudenziale, si può sostenere che una volta passato il termine, il potere amministrativo si è esaurito. Quindi l'amministrazione che provvede in ritardo adotta un provvedimento nullo ed è nullo per difetto assoluto di attribuzione, cioè per sopravvenuta carenza assoluta di potere. Ribadisco questo aspetto. Andando dietro all'orientamento maggioritario ante decreto semplificazioni, che diceva, attenzione, perché se passa il termine procedimentale, l'amministrazione non può più provvedere perché il potere amministrativo si è esaurito, ebbene, il provvedimento tardivo è inefficace, comma 8 bis dell'articolo 2, perché articolo 21 septies della legge 241 del 90 è affetto da difetto assoluto di attribuzione.
cioè stato adottato in una situazione di sopravvenuta carenza assoluta di potere. Spero che sia chiaro anche come abbiamo giocato e interpretato in combinato disposto due norme contenute nella legge 241 del 90. Il comma 8 bis che sancisce la sanzione dell'inefficacia espressamente e l'articolo 21 septies che tra i suoi elementi, tra i suoi vizi di nullità, ha in pancia il difetto assoluto di potere, in questo caso sopravvenuto, cioè sopravvenuto alla scadenza del termine procedimentale. Ho visto alcune domande, cioè che, a cui cerco di rispondere subito perché sono molto interessanti. Chiarito questo, vale a dire il provvedimento tardivamente emanato è nullo, ma quindi è colpito da questa sanzione che è la sanzione dell'invalidità più grave. Però si dice, ma l'amministrazione deve intervenire? Il provvedimento produce effetti, allora chiarisco quest'ultimo aspetto: il provvedimento comunque non produce effetti perché la sanzione dell'inefficacia, passatemi solo diciamo l'immagine, è un pulsante perché ce lo dice la legge. Provvedimento tardivo, schiaccio il pulsante, è inefficace, quindi è automaticamente inefficace, o meglio, è per legge inefficace, quindi che l'amministrazione faccia quello che vuole, ma il provvedimento tardivo può anche non fare niente, il provvedimento tardivo è inefficace e nullo, ed è nullo, per questo motivo è inefficace fondamentalmente. Ma va dichiarato, non va dichiarato? Qui entra in gioco, innanzitutto volevo chiarire questo aspetto, un'altra norma che sembra non c'entrare niente, ma che in realtà ci può dare delle risposte. È una norma, guardate anche il gioco di disposizioni che ci tocca fare, è una norma che non ve lo immaginereste mai, è contenuta addirittura nel codice del processo amministrativo, quindi una norma di carattere processuale, ed è l'articolo 31 del codice del processo amministrativo, articolo 31 del codice del processo amministrativo, decreto legislativo 104 del 2010. L'articolo 31,4 del decreto legislativo 104 del 2010, il cosiddetto codice del processo amministrativo, ci dice una cosa interessante, cioè sotto il profilo della nullità ci dice, attenzione, per far valere una nullità in giudizio, quindi per impugnare un provvedimento nullo, il termine decadenziale è di 180 giorni. Quindi o un provvedimento nullo viene impugnato entro quel termine, che è abbastanza lungo, 180 giorni, perché è il triplo dell'azione di annullamento. Se io voglio impugnare in giudizio un provvedimento nullo lo devo fare entro 180 giorni, altrimenti quel provvedimento rimane inoppugnabile, rimane nell'ordinamento. Questo perché il codice del processo fissa un termine lungo, ma pur sempre un termine, con il rischio che se passa quel termine, salvo alcuni casi eccezionali che non vi sto a dire, con il rischio che il provvedimento a quel punto sia inoppugnabile dal punto di vista giurisdizionale, per il tema che ci dicevamo, cioè quello della certezza dei rapporti, cioè il legislatore nel fissare un termine per impugnare un provvedimento nullo, sembra dire, una volta che passano quei 180 giorni, figli miei, come si suol dire, il provvedimento non può essere più dichiarato nullo perché si sono consolidati determinati effetti cosiddetti di fatto, principio del legittimo affidamento, principio di presunzione di legittimità, tutto quello che ci siamo già detti. Quindi c'è davvero un problema di certezza delle situazioni giuridiche, che è l'altro problema di cui vi dicevo rispetto a un provvedimento tardivamente emanato. Ma il problema, quindi, qual è l'amministrazione a fronte di un provvedimento nullo, o ancora peggio, a fronte del passaggio, del silenzio assenso con conseguente esaurimento del potere, che cosa può fare l'amministrazione? Innanzitutto andiamo sul versante, anche vista l'ora, fisiologico.
per poi eventualmente andare anche su quello patologico. Che cosa può fare l'amministrazione? Un pochino ve l'avevo accennato, vale a dire, posto che ai sensi del nuovo comma 8 bis articolo 2 il provvedimento non c'è, quindi si è formato il silenzio assenso con impossibilità per l'amministrazione di provvedere, anche diciamo in dispregio di un altro principio generale dell'azione amministrativa, che è quello di doverosità dell'azione amministrativa, che si desume dall'articolo 2,1 della legge 241 del 90, c'è però un tema, cioè il tema del cittadino. Il tema del cittadino che secondo me conoscete molto bene, anzi molto molto meglio di me, il cittadino che dice, vabbè amministrazione, però sai, io sono tizio, a me è passato il termine procedimentale, sono contento, silenzio assenso, la mia istanza è stata sicuramente accolta, guai a te se intervieni tardivamente perché il provvedimento è inefficace e nullo, e attenta perché, cara amministrazione, se tu mi emani un provvedimento tardivo, contrario, negativo, io lo impugno in sede giurisdizionale e te lo faccio dichiarare nullo ai sensi della norma che citavamo prima, l'articolo 31 del codice del processo, nel rispetto dei termini di 180 giorni. Questo può fare il privato. Però fate anche il caso inverso, cioè il cittadino Caio che invece, diversamente dal suo vicino di casa, Tizio, che si è dovuto accontentare del silenzio assenso, con il rischio che l'amministrazione si svegli tardivamente, che emani un provvedimento inefficace nullo e che quindi debba agire in giudizio, fate invece il caso del cittadino Caio, l'amministrazione è stata più veloce e invece gli ha rilasciato il suo bel provvedimento di assenso, nella stessa identica ipotesi, senza scendere in particolarismi. Vedete che la posizione del cittadino Tizio, che si è dovuto accontentare del silenzio assenso, che sicuramente non è poco, però dice, beh, è il mio vicino di casa, invece c'è un provvedimento espresso, passatemi il termine da bar, da sventolare, io invece non ho niente, ho solo il silenzio assenso, cara amministrazione, scusami, ma mi hai trattato come cittadino da serie B. Voglio scendere veramente nella polemica. Ecco, che cosa può fare l'amministrazione a fronte di una situazione di questo tipo? Una possibile soluzione che in realtà è suggerita da una norma contenuta nel testo unico dell'edilizia, DPR 380 del 2001, vedete, dice: fermi restando gli effetti prodotti dal silenzio, il SUE rilascia entro 15 giorni dalla richiesta dell'interessato un'attestazione circa il decorso dei termini, altrimenti nello stesso termine comunica eventuali elementi procedimentali. Ecco, questo articolo 20,8 sembra in effetti suggerire la necessità che a fronte di una espressa istanza del privato ci sia un'attestazione da parte della pubblica amministrazione che davvero i termini sono decorsi e che davvero si è completata, per tornare a quello che dicevamo all'inizio del webinar, la fattispecie a formazione progressiva. Si è completata, il provvedimento tacito si è formato e quindi l'istanza è stata accolta. Ecco, in realtà, anche se non ci fosse quell'articolo 20,8, che però bisogna sempre diciamo, interpretarlo e applicarlo nell'ambito in cui quella norma è stata concepita, cioè in materia edilizia, perché ricordavamo che è nell'ambito del testo unico 380 del 2001, ma anche se non ci fosse una norma, un po' in modo così evocativo, nella slide, vi dicevo, è prospettabile un diritto al rilascio di un atto successivo a carattere ricognitivo, cioè che attesti, che dica la fattispecie formazione progressiva si è formata. È prospettabile un diritto di questo tipo e quindi specularmente un obbligo in capo all'amministrazione di provvedere? Nì, nel senso che voglio dare una via d'uscita. Nell'ipotesi in cui il cittadino dica, ma cara amministrazione, quindi presenti un'istanza, una richiesta specifica, e dica, cara amministrazione, guarda,
si è formato il silenzio assenso, benissimo, ma io mi devo tutelare anche nei confronti dei terzi. Voglio in un qualche modo generare anche affidabilità nei confronti dei terzi, cioè che il silenzio assenso sia effettivamente prodotto. Ebbene, l'amministrazione cosa può fare? Applicando, diciamo, sulla falsariga l'articolo 20 del testo unico 380 del 2001, che vi riproietto, sulla falsariga di questa disposizione potrebbe rilasciare un'attestazione, o anche che cosa potrebbe fare più in particolare? Potrebbe anche emanare un cosiddetto atto meramente confermativo. Ribadisco questo aspetto. Cosa può fare l'amministrazione di fronte ad un'eventuale richiesta dell'interessato che a una norma come quella contenuta nel testo unico 380 del 2001 e anche in altre normative di settore, anche per le imprese, dica a fronte di questa situazione in cui si è formata la fattispecie a formazione progressiva, in cui si è formato il provvedimento tacito, voglio un'attestazione. L'amministrazione sicuramente potrà rilasciare un'attestazione sulla falsariga di questa disposizione che vi ho proiettato, ma più in generale potrà rilasciare un cosiddetto atto meramente confermativo, cioè un atto con cui l'amministrazione, e state attenti a questo punto, senza compiere una nuova istruttoria, senza ponderare nuovamente gli interessi in gioco, senza una motivazione, attesta, conferma che si è prodotto il silenzio assenso, atto meramente confermativo, cioè quell'atto con cui l'amministrazione si limita ad attestare che una determinata situazione giuridica si è realizzata. Nel nostro caso, che la famosa fattispecie a formazione progressiva del provvedimento tacito si è formata. Questo può fare l'amministrazione. Attenzione a questo aspetto, atto meramente confermativo, cioè atto rilasciato dalla pubblica amministrazione senza una nuova valutazione dell'interesse pubblico dell'interesse in gioco, senza una nuova istruttoria e senza una motivazione, perché dobbiamo distinguere, l'atto meramente confermativo dal provvedimento di conferma, che è un'altra cosa. Atto meramente confermativo è quello che vi ho appena descritto. Il provvedimento confermativo è un'altra roba. Il provvedimento confermativo è un vero e proprio provvedimento che presuppone una nuova valutazione degli interessi, presuppone una nuova istruttoria e una motivazione, perché il provvedimento di conferma di un precedente provvedimento, e qui già capite, è un provvedimento di secondo grado, ma un vero e proprio provvedimento che quindi presuppone la riapertura di un procedimento amministrativo di secondo grado. E guardate che sul tema atto meramente confermativo, differenza col provvedimento di conferma, c'è giurisprudenza, perché è un tema, come potete capire, non secondario. Vi segnalo, per chi volesse leggerla, una delle ultime sentenze sul punto, che è Consiglio di Stato, sentenza 812 del 2016. Consiglio di Stato, sentenza 812 del 2016. Siete bravissimi perché ho visto in chat una domanda davvero interessante, cioè sul tema della tipicità degli atti a cui voglio rispondere. Prima di rispondere, permettetemi questo. L'altra obiezione che si può fare a questa soluzione, ancora prima di quella, è: ma abbiamo appena detto poc'anzi che lo scadere del termine comporta l'esaurimento del potere amministrativo. Benissimo, ed è vero, ma la soluzione dell'atto meramente confermativo è coerente con questo aspetto, perché come ci dicevamo, l'atto meramente confermativo non è attività provvedimentale, è un'attività di certazione, di attestazione, quindi non è incoerente rispetto all'esaurimento del potere. Molto più interessante, grazie per la domanda,
il tema della tipicità degli atti, cioè come si diceva, come concilio l'atto meramente confermativo con il principio di tipicità degli atti amministrativi e, aggiungo io, con il principio di legalità dell'azione amministrativa. Come sappiamo, il principio di legalità ha almeno due sfaccettature, che è quella del vincolo del fine, che adesso non ci interessa, e quello di predeterminazione del potere amministrativo. Quindi come concilio questa possibilità dell'atto meramente confermativo rispetto al principio di tipicità e di legalità. Lo concilio sotto due profili. Uno è lo stesso che vi accennavo poc'anzi, che l'atto meramente confermativo in realtà non è espressione di un'attività provvedimentale e quindi di esercizio di un vero e proprio potere amministrativo, ma questo potrebbe essere anche no, una considerazione argomentabile, perché uno potrebbe dire l'atto di certazione è comunque espressione del potere. Qui però ci soccorre un altro elemento. Parzialmente, diciamo, non voglio dire derogatorio perché non voglio dire troppo, ma parzialmente correttivo di un principio rigido di legalità, di un principio rigido di tipicità degli atti amministrativi, a temperare questa tipicità, questa nominatività e questo principio di legalità degli atti amministrativi. Soccorre la teoria dei cosiddetti poteri impliciti, cioè poteri che l'amministrazione ha implicitamente in pancia, ha implicitamente in sé. E l'atto di certazione, gli atti più in generale di dichiarazione di scienza, come l'atto meramente confermativo, è la tipica espressione di un'attività amministrativa cosiddetta implicita, cioè che sono riconosciuti all'amministrazione indipendentemente dalla predeterminazione normativa del potere, come richiederebbe il principio di legalità. Quindi una ricostruzione in teoria generale, ma che ci aiuta particolarmente. Guardate, vi voglio fare un esempio molto significativo sul tema dei poteri impliciti. Prima della legge 15 del 2005, quindi andiamo un po' indietro, che è la legge che ha inserito nell'articolato della legge 241 del 90 la disciplina dell'annullamento d'ufficio, della revoca, quindi dei cosiddetti provvedimenti amministrativi di secondo grado ad esito demolitorio. Prima della legge 15, quei poteri non erano disciplinati dall'ordinamento, ma non almeno a livello generale nella legge 241, ma non voleva dire che non esistevano. Erano poteri impliciti, cioè si consideravano poteri quelli di autotutela demolitoria, annullamento d'ufficio, revoca, che erano considerati come impliciti nell'azione amministrativa. Dopodiché il legislatore li ha recepiti, li ha anche disciplinati in modo molto articolato nel corpus della legge 241. Però considerate che, ad esempio, prima del 2005 la discussione se l'amministrazione potesse o meno intervenire in autotutela c'era a livello di teoria generale, ma era, diciamo, superata, era argomentata meglio proprio con la cosiddetta teoria dei poteri impliciti. Adesso vedo che le domande sono diverse e, come dicevamo, risponderò poi per iscritto a quelle a cui non riesco a dare, diciamo, una risposta shot come ho fatto finora con alcune di esse. L'altro tema che involge il comma 8 bis, il tempo corre, accidenti, è quello dell'autotutela. Torno un attimo indietro al nostro articolo. L'articolo 2,8 bis, già vi accennavo, dice fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 nonies. L'articolo 21 nonies è l'articolo sull'annullamento d'ufficio. Lo sapete bene, lo conoscete, istituto ormai conosciutissimo, rivisto, risalsato, rimodificato. Sarebbe bello parlarne, ma non c'è il tempo. Ecco, qui non è, ve lo volevo segnalare per non equivocare. Un po' l'abbiamo già detto. Cosa vuol dire questa espressione? Cioè, a cosa si riferisce l'annullamento d'ufficio, che, come sappiamo, è un provvedimento amministrativo di secondo grado demolitorio che presuppone un provvedimento amministrativo di primo grado illegittimo da demolire. Scusate il gioco di parole anche scherzoso. Ecco, il provvedimento di primo grado da demolire, ai sensi dell'articolo 2,8 bis, da demolire ai sensi dell'articolo 21 nonies, attenzione, non è il provvedimento tardivo emanato dall'amministrazione. Le ragioni ce le siamo dette prima, perché il provvedimento tardivo è di per sé inefficace. Quindi, per definizione, questo 21 nonies non può di certo riferirsi
a un provvedimento amministrativo tardivo inefficace, perché abbiamo già detto che un provvedimento annullabile è interinalmente efficace. Quindi, per definizione, l'annullamento d'ufficio da 21 nonies non può riferirsi al provvedimento tardivo, per forza di cose. Una motivazione che, ahimè, molto conoscenze, è davvero è un po' così evanescente, però ahimè, davvero dobbiamo fare i conti con questa disposizione. Se non si riferisce al provvedimento tardivo perché per legge inefficace, quindi c'è quell'ossimoro, a cosa si riferisce? Non può che riferirsi, andando per esclusione, ma se si legge bene la norma è intuitivo, non può che riferirsi al provvedimento tacito, alla fattispecie provvedimentale tacita che si è eventualmente prodotta con il decorso dei termini. Quindi, davvero il problema è questo, nel senso che la norma, questo 21 nonies, si riferisce specificamente al provvedimento tacito che si è formato a seguito del decorso del tempo. Non si riferisce invece al provvedimento tardivo eventualmente emanato dall'amministrazione. È proprio un errore. Quindi su questo ribadisco, vedo molte domande interessanti e scusate se risponderò per iscritto, però devo chiudere su queste tematiche per non lasciare monco il ragionamento. Mi raccomando, è un errore ritenere e successivamente operare che se l'amministra in questo modo, cioè passa il termine, io amministrazione me ne accorgo per evitare responsabilità, incertezza o più in generale, scusatemi il termine tecnico, dei casini, me ne accorgo, bene, intervengo con un annullamento d'ufficio sul provvedimento tardivamente emanato. È proprio sbagliato, perché intanto la norma non si riferisce a quello e poi perché c'è questo problema che il provvedimento annullabile, l'annullamento d'ufficio, scusate, di secondo grado presuppone un provvedimento annullabile e quindi interinalmente efficace, cosa che non è il provvedimento tardivamente emanato ai sensi dell'articolo 2,8 bis, che abbiamo detto è un provvedimento inefficace ed è catalogabile nella categoria dell'invalidità che si chiama nullità, non annullabilità, per i motivi che abbiamo già detto e che non vorrei ripetere. Vi lascio, volevo fare nella mia mente contorta, pensavo di avere il tempo anche di fare un piccolo parallelismo tra un annullamento d'ufficio e revoca, non ce n'è il tempo. Però vi lascio comunque questa slide che in modo molto schematico evidenzia la principale differenza tra i due istituti di autotutela demolitoria. Poi un'altra volta davvero mi piacerebbe con voi fare chi vorrà un ragionamento anche su questi che sono interessanti. Abbiamo 10 minuti, questo grande cronometro è davvero una spada di Damocle. Volevo dire qualche parola sul preavviso di rigetto, che è l'altra norma toccata pesantemente dal decreto 76. Io vi ho riportato schematicamente cosa cambia, modifiche secondo me molto significative. Allora, innanzitutto il decreto 76 interviene su un'annosissima questione, cioè il famoso preavviso di rigetto, comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, interrompe o sospende i termini? Allora, versione prima decreto semplificazione, la norma diceva interrompe. Il grave inconveniente è che in giuridichese interrompere significa che dopo i termini ricominciano a decorrere da capo. Per l'attività amministrativa questo è dirompente perché significava, se noi stavamo al dettato assolutamente letterale della norma, significava che il procedimento ricominciava a decorrere, quindi dall'inizio. Ed è un paradosso terribile perché, visto il dato letterale, io dovevo riprendere il procedimento da capo anche e paradossalmente se il privato non presentava nessuna osservazione ulteriore. Emanavo il mio preavviso di rigetto, la mia comunicazione dei motivi ostativi. Il privato se ne fregava, detta come vuol detta, ebbene io perciò solo, per aver solo emanato il preavviso di rigetto, dovevo cominciare da capo. Veramente assurdo sotto il problema dell'efficienza. Infatti,
molti orientamenti interpretativi dicevano, beh sì, interrompe, in realtà interpretato alla luce del principio dell'efficienza vuol dire sospende, però significava stiracchiare un termine che non, insomma, appunto era una stiracchiatura, ecco, ho usato il termine giusto. Il decreto semplificazione interviene e dice finalmente attenzione, perché il preavviso di rigetto sospende i termini che ricominciano a decorrere 10 giorni dopo che, come dice la presentazione, la presentazione delle istanze, anche qui innovando un pochino, però chiarisce questo aspetto, cioè l'aspetto della sospensione. Visto l'ora, mi soffermo solo sul profilo problematico, tanto poi trovate alcune slide. Ecco, a volte ci si chiede se questo termine di 10 giorni, poi trovate alcune slide secondo me interessanti, poi fatemi delle domande se c'è qualche aspetto di interesse specifico, che no, anche di quelli che non ho trattato naturalmente. Ci si chiede se questo termine di 10 giorni sia un termine perentorio. La giurisprudenza qui, siccome nulla è cambiato anche col decreto semplificazioni, è una giurisprudenza secondo me ancora valida, ha affermato tantissime volte, vi ho riportato una delle sentenze, forse la più recente, credo, non so se ce ne sono altre ancora più recenti, ma l'onda d'urto è questa, il termine non è perentorio, quindi nell'ottica della partecipazione, l'amministrazione può anche esaminare osservazioni che arrivano dopo il termine dei 10 giorni, perché il termine, come la generalità dei termini procedimentali, è un termine ordinatorio. Generalità dei termini procedimentali, qui mi voglio riallacciare con quello che dicevamo quasi all'inizio del webinar sui termini che invece sono contemplati nel comma 8 bis. Norma eccezionale alla luce della quale, sanzione della nullità e dell'inefficacia, i termini che sono scritti lì sono perentori. La generalità dei termini procedimentali è invece di carattere ordinatorio. Però, come sempre, per chiudere anche sul webinar, quando abbiamo di fronte disposizioni di questo tipo, cioè che sono suscettive di interpretazione, ricordiamoci sempre tutti i canoni ermeneutici, cioè e di interpretazione. Quello letterale è solo uno di questi, ma ricordiamoci che in diritto amministrativo ci sono dei principi generali a cui far riferimento e ricordiamoci sempre qual è l'obiettivo della norma, qual è l'obiettivo, qual è l'interpretazione teleologica che dobbiamo dare e come si combinano tra loro gli istituti. Ecco, in un caso come questo, termine ordinatorio, perentorio, termine di 10 giorni di cui all'articolo 10 bis. È vero che è un termine ordinatorio, la giurisprudenza l'ha detto a più riprese, però qui cerchiamo anche di interpretare bene la norma. Il termine è da definirsi ordinatorio perché c'è un'esigenza di valorizzare la partecipazione procedimentale, quindi se un'osservazione decisiva mi arriva all'undicesimo giorno, come amministrazione, alla luce dei principi della partecipazione, come faccio a dire, passatemi il termine visto che mancano 5 minuti, me ne frego. Arriva con un giorno di ritardo, ah no, il termine perentorio, quindi io questa non la guardo neanche. È davvero poco edificante. Quindi c'è un'esigenza di partecipazione, ma c'è anche un'esigenza di efficienza dell'azione amministrativa. Quindi è bene che se l'amministrazione accetta osservazioni tardive, ne tenga in considerazione a seconda anche della tardività. Chiaro che se mi arrivano dopo 30 giorni, magari sono ridosso alla conclusione del procedimento, è un conto. Adesso faccio un esempio davvero così fuori dalle righe. Però ecco, bisogna sempre contemperare esigenze di valorizzazione della partecipazione con esigenze dell'efficienza e dell'economicità. La parte da leone, come in tutta l'attività amministrativa, la fa la motivazione. E questo è un consiglio che va oltre la legge 241, va oltre l'attività specifica di cui ci occupiamo, perché poi siamo chiamati a volte anche a fare altre attività, si va in altri uffici, si cambia. Cambiare è sano, sicuramente. Quindi può essere che ci troviamo a confrontare anche con altre attività, e questo davvero è un consiglio di carattere generale. Visto che mancano 3 minuti, voglio solo ringraziare tutti, perché vedo dei commenti che davvero mi lusingano prima che magari vi scolleghiate, davvero grazie molte. Ecco, tornando, il
la parte da leone, lo ribadisco, nell'attività amministrativa, nel redigere gli atti amministrativi in tutti gli ambiti dell'azione amministrativa, davvero la parte, ribadisco, centrale è quella che deve fare la motivazione. Io vi ho fatto una slide sulla motivazione, prendetela, guardatevela se vi va bene, se vi può essere d'aiuto. E davvero la motivazione è l'istituto cardine del diritto amministrativo. L'importante è motivare e motivare bisogna tenere in considerazione, usando le parole dell'articolo 3 della legge 241 del 90, bisogna avere riguardo ai presupposti di fatto, quindi alla situazione con cui ci andiamo a confrontare e alle ragioni giuridiche che emergono dalle norme e dai principi generali dell'ordinamento. 2 minuti rimangono e quindi vedete ci sono diverse slide, guardatele con attenzione perché io volevo avere il tempo di affrontare tante cose, ma davvero non ce n'è stato il tempo. Spero che alcune slide siano chiare anche sui pareri, ma poi ribadisco, fatemi le domande anche eventualmente via mail con i canali che diceva la dottoressa D'Agostini, che ringrazio ancora. Un'altra norma, secondo me, molto importante per la vostra attività è la generalizzazione nei procedimenti avviati su istanza di parte della regola dell'autocertificazione, l'articolo 18,3 bis, che solo vi proietto e vi segnalo, perché è una norma, secondo me, molto dirompente, che deve essere suscettiva per le ragioni che ci dicevamo prima di interpretazione estensiva, quindi guardatela con attenzione. Io non ho il tempo, ma davvero ci sono moltissimi commenti su questa norma, poi, che vale anche in fase di rendicontazione, quindi può essere d'aiuto anche qua nelle attività in cui l'amministrazione eroga contributi e c'è l'attività famosa, generica, adesso uso questo termine di rendicontazione, questa norma vale anche lì. Quindi una norma secondo me che è questa sì, davvero semplifica e questa è una norma che usiamo un termine ormai da social. Mettiamoci un like a questa norma che secondo me può essere davvero utile. Troverete, lo dico ad onore del vero, alla fine delle slide, 5-6 slide sulla conferenza di servizi che secondo me destrutturano la conferenza di servizi, possono essere utili per barcamenarvi tra le varie norme. E sono slide che io tra l'altro avevo già commentato in una precedente puntata con molti di voi, credo. E quindi l'ho lasciata per ultima perché appunto se non ci fosse stato il tempo è la disciplina meno toccata dal decreto semplificazioni, quindi diciamo un pochino fuoriusciva dal seminato di oggi, però le slide ve le ho lasciate lo stesso perché così nel leggere quelle complicatissime e lasciatemi dire un po' noiose e enormi sulla conferenza di servizi, forse qualche slide di bussola può essere d'aiuto. Ringrazio davvero tutti quanti per le sollecitazioni. Daremo risposta scritta a tutte le sollecitazioni. Sono andato un pochino veloce, quindi se avete anche dei chiarimenti, mi raccomando, scrivetemi. A volte magari qualcuno per fare domande vuole un po' più di riservatezza, quindi potete scrivermi anche al mio indirizzo mail, così io rispondo, non dico nominativamente, ma poi la risposta la mettiamo sul sito con la dottoressa D'Agostini. Così una domanda che può essere magari fatta da qualcuno può aiutare tanti. E io davvero vi ringrazio, anche ancora vi ringrazio tanto ancora per i commenti, sono davvero lusingato e le tante sollecitazioni, come dicevo all'inizio, che poi aiutano anche a me a ragionare su aspetti che altrimenti qui da solo in modo Grazie a autoreferenziale lei. non mi porrei. Quindi davvero grazie, ancora grazie alla dottoressa D'Agostini e a Ma tutto lo staff di grazie Formez mille per il e al supporto dottor Stefano e anche per il Tonini, momento grazie ai formativo. partecipanti. E allora, Grazie prima di ancora, grazie a lasciarvi, io vi tutti. ricordo velocemente che la registrazione di questo webinar e le slide saranno messe a disposizione entro la giornata di oggi sul sito di Eventi PA alla pagina dedicata, all'evento. Mentre per quanto riguarda gli attestati di iscrizione, questi saranno disponibili nei prossimi giorni, sempre sul sito di Eventi PA, la voce I miei eventi, e saranno rilasciati a quanti si sono iscritti chiaramente al webinar e hanno seguito almeno il 20% della durata dell'incontro. Come vi accennavo,
dava anche il professor Bianchini, le risposte alle vostre domande saranno messe per iscritto e rese disponibili nei prossimi giorni, sempre sul sito di Eventi PA, alla pagina dedicata, sempre alla pagina dedicata a questo incontro. Vi segnalo poi, infine, il prossimo webinar per il 25 marzo, con inizio alle ore 9:30, un webinar dal titolo Il SUAP, Istituto di Semplificazione Amministrativa per le Imprese a 10 anni dall'entrata in vigore del SUAP online. Questo webinar è già sul sito di Eventi PA e quindi è possibile iscriversi. Io ringrazio ancora i partecipanti, ringrazio ancora il relatore Stefano Bianchini, vi auguro una buona giornata. Arrivederci a tutti. Grazie. Grazie. Grazie ancora, dottoressa, grazie e arrivederci a tutti e buona giornata a tutti.